Welcome amici, ben ritrovati. Ciao Laura. Welcome my friend. Hola a todos y todas. Hola Davide. Hola Laura, benvenuta anche questa volta. Benvenuto anche tu. Grazie. Benvenuti cari amici, benvenuti qui con noi. Benvenuti in questa nuova reazione tutti insieme, tutti in famiglia oggi. Oggi tutti. lo volevo dire io, ma non me l'ha fatto dire. Va bene. Oggi sì, siamo con i Dears. Sì. E col grande. Vabbè. Mi ricordavo che non posso dire niente perché lei, vabbè. Cari amici Dears, noi oggi andiamo a reazionare a una canzone fresca, appena uscita, cioè una canzone che ha fatto due giorni fa e noi siamo qui già pronti a reazionarla. Si chiama The Story of One Sky, quindi la storia di un mondo, un cielo. Più o meno, diciamo, tradotta così. Sì, cari amici, noi ritorniamo a reazionare Dimash, appunto, con tutte le canzoni, perché noi non finiremo mai di reazionare Dimash, e quindi continueremo sempre ogni canzone nuova che verrà, uscirà, oppure troveremo altre canzoni che non abbiamo fatto. Sì, vogliamo reazionarle tutte, sì, perché noi adoriamo Dimash, noi adoriamo il suo modo di cantare, noi adoriamo il suo modo di fare, e soprattutto adesso che abbiamo visto che è arrivato anche dall'altra parte del continente, quindi in un altro continente, è andato appunto negli Stati Uniti, noi siamo ancora più felici, perché sembra che le cose possano cambiare, sembra che lui potrà espandersi ancora di più, insomma, in tutto il territorio mondiale, non soltanto via etere, soltanto appunto via internet, arrivare proprio fisicamente, farsi vedere anche fisicamente, vero Laura? Vero, Laura. Ci vuole, certo. dobbiamo vederlo, anche in Italia lo aspettiamo, ricordiamo che fisicamente deve venire anche in Italia. Siamo curiosi di vedere, sicuramente sarà la canzone, vediamo come sarà, ma noi siamo sempre fiduciosi, diciamo. Ma il video, perché lui ultimamente sta facendo dei montaggi video molto belli anche, capito? D'accordo, cari Dears! Sì! Siete pronti? Tutti quanti! Allora andiamo a reazionare, forza! Eccolo qua! Sta partendo! Causing all that pain to
secret one that gives life. Billions of hearts, billions of cells and souls and dreams. Billions of lives shouldn't ever turn to senseless horror, so dismembered. But for all that, they should fall. As a ruler, my task is to keep order and protect my country. But I don't deprive you of your freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. Justice is here. Can we balance all that of your regret? Our future is impossible to save. So to unite people. Learn to share again. Learn to share again their love, not shame. Learn to leap again. We have passed the moment of invention. What in the to step. Time is up.
forte, molto forte. Non mi aspettavo questo. Io sono senza parole completamente. Non mi aspettavo una canzone di Dimash e questa parte di Dimash con un mini film che fa riflettere, ma tanto, perché possiamo discutere di tutto quello che può far riflettere, a parte la voce che ha narrato, perché la voce ha narrato tutto il film, tutto questo mini film l'ha narrato con la sua voce, cioè dall'inizio ai primi suoni. Forte, eh? È forte. Non me l'aspettavo. Dimash, complimenti. Complimenti per grande artista che sei. E se pensi ancora ai bambini, gli salvano la vita. Una promessa, le promesse che si fanno da bambini, ma poi quando si è grandi le promesse poi magari non vengono più mantenute. La guerra è più forte di ogni amicizia che ci può essere, gli scontri. Il mondo come va a volte male. I grandi che litigano e magari i bambini non c'entrano niente, come una nuova creatura, come un nuovo bambino che stava nascendo in questa guerra, diciamo. È triste, ma al di là del video molto struggente, sì, se dobbiamo parlare dell'artista dobbiamo dire soltanto che Dimash è stato molto grande a riuscire in 12 minuti a narrarla perfettamente con la sua voce. E quei suoi acuti che uno non può non piangere, è impossibile non piangere se poi ci metti pure un buon video, ma anche Laura ancora adesso gli scendono le lacrime adesso, perché insomma un capolavoro. Sì, Dima qua ci ha fatto un cantico che è molto speciale, non lo so se lo posso dire per tutto il popolo di Israele, per tutto quando fanno vedere questi shofar, questo simbolismo della preghiera, della pace, è troppo difficile parlare di questo video, ma la sua voce è strepitosa, fantastica. Unica. Come al solito, lo diciamo sempre, quando c'è Dimash una sorpresa c'è sempre, perché ripeto, l'abbiamo ascoltata in tanti vesti, in tanti modi di cantare, e questa ci mancava. Che duro. È duro. Sì, è duro soprattutto continuare a reazionare ancora adesso, non possiamo più farlo. Soprattutto per tutto quello che stiamo vivendo, no? Sì, non vogliamo entrare in nessuna e contestazioni di guerra e altro, non vogliamo parlare niente, però sì, si respira un'aria pesante del mondo, si respira un'aria non bella. Viva la pace, speriamo che arrivi presto la pace per tutti noi, e che i pianti che si possono fare saranno soltanto pianti di gioia, di pura gioia. Cari amici, ci siamo dilungati molto, però ci voleva un video del genere, un video che insomma si parlasse ancora di Dimash, ma che facesse tanto riflettere. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi, vi invitiamo a iscrivervi se non l'avete fatto, per tutti quelli che ancora non l'hanno fatto, di commentare, perché noi andiamo, noi ci riprenderemo fra un quarto d'ora, 20 minuti, chi lo sa se ci riprenderemo subito, e vi mandiamo tanti baci, cari Dias, un abbraccio forte, grazie ancora Dimash per quest'altro capolavoro.